Paolo Perrone, sindaco di Lecce, quanto è bello per un primo cittadino vedere questo live, questa piazza piena di buone cose. Per noi è importante perché è un modo di rafforzare anche la nostra proposta turistica. Ho visto tantissimi giovani che sono qui in vacanza, sono venuti a Lecce per vedere Battiti, e poi tantissimi miei giovanissimi concittadini molto felici, è a loro che io dedico veramente questa serata. Ho un problema nella testa, funziona a metà, ogni tanto parte un suono che fa. E ogni volta che mi parte sito imbarazzante, come quella volta che stavo al ristorante. L'estate non finisce qui a Lecce però. No, l'estate a Lecce non finisce, non solo, l'estate a Lecce continua ben al di là dei mesi, delle settimane canoniche. Abbiamo un buonissimo riscontro di turisti anche quando l'estate è finita. Siamo riusciti, devo dire, a fare di Lecce il Salento attrattivi per 365 giorni all'anno e siamo molto contenti. Iniziative come queste ci aiutano, devo dire. A volte si sembra antipatici perché non c'è niente da ridere. Si rimane immobili. Ben trovato nel nostro backstage, ben arrivata Annalisa, è un piacere avervi qui. Grandissima piazza Sant'Oronzo stasera? Meravigliosa, piazza che conoscevo dal punto di vista così ambientale, architettonico, ma non l'avevo mai vista così piena nella mia vita. Siamo sempre naturalmente nel backstage di Battiti Live 2016, ma siamo in compagnia di una delle migliori cantine di Puglia, le cantine Coppi, in compagnia di Doni. Allora, noi ci troviamo benissimo con te perché tu ad ogni tappa ci porti dei vini che sono la fine del mondo. Qual è il segreto delle cantine Coppi? Ah, guarda Antonio, diamoci del tu perché è poca formalità. In realtà è la passione che spinge a produrre sempre meglio. E questa sera ho portato un po' di bollicine. Già è una serata abbastanza briosa, però insomma ci voleva la ciliegina sulla torta. A proposito di ciliegina, il nostro bollicine Chéri che abbiamo presentato. Questa è la fine del mondo. Questa è una bottiglia meravigliosa perché tra l'altro un ottimo rapporto qualità-prezzo e ha vinto un sacco di premi, vero? Beh, sì, appunto, è stato definito per la guida dei migliori vini d'Italia, miglior spumante della regione Puglia. Un riconoscimento per noi produttori che ci spinge sempre a migliorarci, a far meglio e appunto a valorizzare i prodotti della nostra Puglia. Cambio faccia, cambio modo di pensare, sei una goccia di una lacrima versata, ti accarezza il viso mentre ridi e dici che è la pioggia. Tu invece è la prima volta che ti esibisci a Lecce? No, non è la prima, mi è già successo proprio in questa piazza, proprio a Battiti Live nel 2011, quindi per me, benissimo. Sì, è un ritorno perché legato a questa piazza avevo questo ricordo bellissimo di una delle prime esibizioni grandi che ho fatto, quindi sono davvero contenta di essere qua e essere tornata. Allora, siamo con Cosimo, 13 anni, ma Cosimo, 13 anni, è straordinario nel preparare i piatti. Anche lui naturalmente arriva dalla Galena Chef Academy. Cosa ci proponi? Allora, oggi vi propongo paccheri con scampi, ripieni con scampi e stracciatella su una crema di pomodorino giallo. Pensate un po' che piatto arzigogolato. Là c'è la colonna che prima dava la fine alla via Appia, quella colonna. Fantastico, che finisce quindi a Roma, all'Appia a Roma. E comincio o finisce, esatto, a seconda dei punti di vista da dove si parte. Disegno una finestra tra le stelle da dividere col cielo, da dividere con me e in un istante io ti regalo il mondo. Ben trovata! È per noi un piacere averti nel backstage, ti stavamo aspettando innanzitutto per farti i complimenti e poi per chiederti come hai trovato questa piazza Sant'Oronzo.
Beh, intanto grazie per i complimenti. Poi per quanto riguarda Piazza Sant'Oronzo ha un valore particolare. Lecce è la città di adozione, io vivo a Lecce da 6 anni ed è emozionantissimo, sono felice di essere qua e non vedo l'ora di cantare, per me è casa mia Lecce. Non fermare quel tuo modo di riempire le parole di colori e suoni in grado di cambiare il mondo che non ero in grado di vedere ed è piuttosto